Apparentemente un girone abbordabile. A prima vista l'impressione è questa, visto che i rossoneri scansano in colpo solo Pistoiese, Arezzo e le due squadre di Piacenza, che sembrano vere corazzate. Naturalmente tutto andrà verificato sul campo. Insieme alla Lucchese, quattro toscane, con la Massese che rimane l'avversario di sempre. Le altre, Camaiore, Forcoli e Fortis Juventus, partono tutte con l'obiettivo minimo della salvezza. Saliamo in Emilia-Romagna, dove troviamo le prime novità. Insieme alle conferme di Mezzolara, Formigine, Fidenza, Riccione e Virtus Castelfranco, la grande rivelazione dello scorso anno, la Lucchese incontrerà Imolese, a due passi da Bologna, Correggese, Reggio Emilia e Romagna Centro, la seconda squadra di Cesena, che si allena nello splendido centro sportivo di Martorano e disputerà le partite casalinghe in uno stadio vero, il Dino Manuzzi. Salendo più a nord, ecco le tre lombarde presenti in questo girone, il San Colombano in provincia di Milano e due formazioni bresciane, Palazzolo e Atletico Montichiari, quest'ultima nata dopo la fusione con il Carpenedolo e molto vicina alla Parma del presidente Ghirelli. Ma le novità non finiscono qui, perché a Liboni e compagni si dovranno sciroppare anche due trasferte in Veneto, a Chioggia, due passi da Venezia, in casa della Clodiense, e a Abano Terme, in provincia di Padova, per affrontare la Termal Ceccato, con la possibilità, come dice la parola, di un tuffo nelle celebri terme.